Ciao a tutti, allora in questo video volevo farvi vedere la mia postazione make-up, è un po' che volevo farvela. Recentemente mi sono attrezzata con questa scrivania e quindi mi sono messa tutte le mie cosine a posto proprio per fare appunto la mia personale postazione make-up. E niente, quindi cominciamo, vi faccio vedere brevemente cosa c'è. Come vedete ho questo bello specchio, bello grande, con tutte le varie lucette intorno, tipo make-up artist, e me lo sono fatto montare da mio marito e l'ho preso all'IKEA. Ci ho speso un pochino, diciamo che speravo anche di unire l'utile al dilettevole, perché speravo anche che facesse una luce decente per registrare i video, ma in realtà poi non lo fa. Comunque vabbè, la utilizzo lo stesso quando mi trucco. Niente, qui ci sono questi cassetti che ho preso in un negozio tipo risparmio case. Nel primo cassetto troviamo rossetti, nel secondo cassetto troviamo rossetti e diciamo tinte labbra, gloss, anche se ne ho pochissimi. Nel terzo troviamo blush, terre, ciprie. Abbiamo poi questo specchietto appunto che ho preso, che si illumina diciamo, e che l'ho preso mi sembra su eBay, dovrebbe essere quello della Babyliss. E poi questa che si appunto si attacca alla presa della corrente e si illumina. In questa cassettierina piccolina ho i burro cacao, degli oli essenziali che non uso per truccarmi, però vabbè, e gli accendini, diciamo che li tengo lì per comodità, insomma, perché sono raggiungibili facilmente. Questa scatola invece, come vedete, è fatta a mano e l'ha fatta praticamente mio nonno tanto tempo fa, la usava invece la mia nonna per tenerci le sue cose del trucco, e io ho voluto, siccome i miei nonni non ci sono più, ho voluto tenerla come ricordo. In questo momento in realtà è vuota, non c'è niente, ma sicuramente presto la riempirò con qualcosa, ma appunto è molto carina anche come arredamento, la tengo sostanzialmente per ricordo, insomma. In questa scatola che ho preso in qualche negozio, che potrebbe essere qualche negozio per la casa, insomma, non mi ricordo, ma da un sacco di tempo che ce l'ho, è una specie di bauletto. E qui ci tengo varie cose, ciglia finte che non uso praticamente mai, primer, fibrette per il mascara, poi sotto un altro scompartimento in cui tengo praticamente tutti i miei ombretti singoli. Ho poi questo bel vasetto di fiori finti, giusto così per arredamento, e ho anche la lampada che uso per fare i video. Nei cassetti poi della scrivania praticamente troviamo questi divisori, che sono in realtà praticamente dei cassettini di una vecchia cassettiera, però li uso per dividere le varie cose. Ho delle matite nel primo cassetto di vari colori, nel secondo cassettino ho tutti i vari matitoni, e nel terzo ho gli eyeliner colorati, gli ombretti cremosi, tutte le cose di questo tipo. Poi invece nel secondo cassetto ho tutte le mie matite labbra, alcuni rossettini, perché ovviamente non ci stavano tutti nei cassettini sopra. Poi ho qualche correttore di scorta, insomma, qualche cosa di scorta che al momento non utilizzo, di fard, terre e così. Nel terzo cassetto, che è più profondo, ho tutti i vari pennelli. Adesso con questa luce non si vede benissimo. Ho questa cassettiera in cui ho questo divisorio in cui ci tengo tutte le varie palette, che è una specie di portacarte, insomma, in cui tengo tutte le varie palette, e anche qui sta esplodendo, quindi non so per quanto tempo ci staranno. Allora, qui ci spostiamo in bagno, che è praticamente l'altra mia postazione make-up, nel senso che comunque al mattino, quando per esempio, quando non ho tanto tempo, quando mio marito sta ancora dormendo, insomma, non mi metto lì in camera a truccarmi bella comoda, insomma, al mattino quando sono di corsa vado in bagno, in cui praticamente ho un po' di cosine che tengo per i trucchi veloci, insomma, tipo appunto qualche pennello, la BB cream, il piegaciglia, matite per sopracciglia, cose del genere, il mascara, vabbè, appunto tutto in questo cestino che tengo subito vicino al lavandino. E poi ho anche questa borsettina, questa pochettina, insomma, in cui tengo appunto cose che mi servono, tipo il
illuminante, i blush terra, ombrettini, insomma cose che mi servono abbastanza velocemente. Spero che vi possa essere stata utile per qualche cosa questa mia carrellata della mia postazione. Non è niente di particolare, però ci tenevo comunque a farvelo vedere. E vi saluto quindi e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Voglio farvi vedere in questo breve video tutti gli acquisti che ho fatto a Londra finalmente. Sono stata a Londra 4 giorni, di cui praticamente poi di visita sostanzialmente ne abbiamo fatti 3, perché poi tra viaggio e tutto, insomma, ti parte mezza giornata come minimo, tra aereo, pullman, metro, bla bla bla.